Ciao ragazze, buon pomeriggio e benvenute nel mio canale. Oggi nuovo tutorial per linoso e come vedete abbiamo qui un ovale 18x13 mm, quindi sto realizzando diversi progettini utilizzando questi ovali anziché il classico Rivoli. Allora ci serve, andremo a fare gli orecchini e poi nello stesso modo comunque possiamo realizzare il ciondolo per la collana e il bracciale. Allora, ovale 18x13 mm, poi sto utilizzando Rokai Miyuki e in questa finitura che è veramente molto molto bella, e sono queste qui ragazze, bella questa finitura di 11.0, e il codice di queste è RR0361, quindi questo è il codice se volete acquistarle di queste Rokai Miyuki. Poi mi sono preparata questo meraviglioso perno in lega, l'anellino, poi perle in giada da 4 mm e poi ci servono rocaille Toho, dunque in varie colorazioni e anche in 2 misure diverse, in 3 misure diverse, scusate. Allora, questa qui è la bronze, quindi Rokail 80 bronze, Rokail 80 permanent finish, matte galvanized starlight. Poi Rokail 15.0, queste qua sono le permanent finish rose gold, e poi ci servono anche le 11.0, sempre bronze. Il filo potete utilizzare il Fireline, io sto utilizzando il Wildfire. E poi vabbè, le pinze a punta piatta per aprire e chiudere l'anellino. E ragazze, mi sembra di avervi detto tutto. Allora, dobbiamo partire con l'incastonare il nostro ovale. Per l'incastonatura, ragazzi, io vi rimando al video degli orecchini Catalina, perché lì ho praticamente fatto una lavorazione per chiudere il retro, quindi vorrei farvi fare quel tipo di chiusura sul retro. Quindi nell'info box e nella i di informazioni vi lascio il link del video degli orecchini Catalina. Ok, quindi una volta che abbiamo incastonato il nostro ovale, andiamo avanti con la spiegazione. Allora, questo è l'ovale incastonato. Come vedete, sto uscendo dalla seconda 80 in diagonale e sul mio ago ho messo 3 Rokail 110 Miyuki, quindi questa colorazione qui. E ci andiamo ad inserire nella 80 successiva. Ecco qui, vedete, abbiamo creato questa prima puntina, quindi questa decorazione, e vado a fare questo lavoro per tutto il giro. Quindi ragazze, ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua ragazze, ho finito di decorare il mio ovale. Adesso sto uscendo da questa 80, mi inserisco in questa, quindi la terza Rokai 80 in diagonale. Ok, e adesso ragazze andiamo ad inserire le nostre Rokail 80, queste qui sono le matte galvanized starlight, quindi una 80 e mi inserisco nella 80 successiva in questo modo e faccio così fino alla fine del giro. Mettiamo un altro insieme e poi continuiamo da sole, quindi una 80 sul mio ago e mi inserisco nella 80 successiva. Bene ragazze, ci vediamo alla fine del giro. Allora, finito di inserire tutte le mie 80 ragazze, iniziamo ad inserire le perle da 4 mm in giada di giada. Quindi inseriamo la perla, vedete, in questo modo e facciamo così fino alla fine del giro. Allora, ho finito di inserire tutte le mie perle. Ecco qui. Adesso dobbiamo andare ad inserire negli spazi una Rokail 80 bronze, quindi nel mio caso bronze. Poi ragazze, voi usate tutti i colori che più vi piacciono. Inseriamo le 80 fino a qui,
perché poi qui ragazzi andremo ad inserire, ve lo faccio vedere tra poco, tanto mi inserisco le 80. Allora, inseriamo ancora una 80. Perfetto, e come vedete sono qui al centro della mia lavorazione. Qui dobbiamo inserire 3 rocai 11-0, sempre nella colorazione, nel mio caso, bronze. E mi inserisco nella perla seguente. Ecco qua, in questo modo. Ora, fino a qui, ragazze, vado ad inserire nuovamente una rocaille 80. E poi dopo vi faccio vedere cosa metto in fondo. Quindi continuo ad inserire le 80 e ci vediamo quando siamo qui. Qui invece andiamo ad inserire un'altra perla da 4 mm, quindi un'altra perla di giada, e poi devo finire di inserire l'ultima rocaille 80, però non abbiamo finito, ragazze, perché poi dobbiamo anche rinforzare la nostra lavorazione. Quindi inserisco l'ultima 80, ecco qui, vedete? E adesso io cammino tra le mie 80 e le mie perle e mi porto a sbucare dalla rocaille 110 che si trova qui al centro del mio picot, perché qui andremo a creare la solina con 6 rocaille 15-0, sempre rose gold, e poi continuo a camminare ancora un po' in tutta la mia lavorazione per rinforzare ancora di più tutto il lavoro. Quindi una volta che ho rinforzato, ragazze, vado a tagliare il filo e andiamo a inserire il perno. Poi dopo andremo a fare il bracciale. Quindi così abbiamo fatto l'orecchino e facciamo anche il bracciale. Quindi diciamo che il modulino sarà uguale anche per il bracciale, è inutile che stiamo qui a rifarlo da capo, però andiamo a fare le parti laterali del bracciale. Quindi per realizzare il centrale del bracciale, ragazze, non dobbiamo inserire le 110 qui in cima, ma dobbiamo inserire un'altra perla da 4 mm, sempre una pietra dura, insomma, quindi nel mio caso sto utilizzando queste di giada. Nel vostro caso, insomma, utilizzate le pietre dure che volete o anche le perle, perché no? Quindi vi ripeto, questo le rocaille solo per fare gli orecchini, mentre per fare ciondolo per collana e centrale del bracciale dobbiamo inserire una perla da 4 anche da questo lato. Bene, ragazze, allora io finisco di rinforzare la mia lavorazione, vado a fare la solina qui, poi ripasso ancora un pochino, taglio il filo e poi dopo andiamo a mettere il perno e poi dopo andiamo a fare anche il bracciale. Ecco qua, ragazze, questo è l'orecchino che abbiamo fatto insieme, quindi ho montato anche il perno. E devo dire che sono molto molto belli, ragazze, semplicissimi ma belli veramente. Quindi preparo un altro modulino e poi dopo andiamo a creare il bracciale.